Valar Morghulis, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con una scena un po' atipica, cioè vedrete leggermente diversa fotografia perché non siamo nel nostro solito studio, siamo a casa mia. Di Vittorio, e lo si può notare anche dalla maglietta a tema Cthulhu, perché qui è come se siamo un po' nel canale di Vittorio. Siete su mitologicamente adesso, dove avviene la magia. È uno spin-off, un crossover. Una roba adesso strana. Registriamo un video anche per il mio canale, non è vero però. Parliamo di mitologia norrena, allora Thor è quello col martello. Sì. Odino è quello con i corvi. Sì. Loki è quello che piace alle ragazze. Esattamente. Okay, le so. Bene. Però, parlando di crossover, fatta questa cavolata di battuta, c'è effettivamente un crossover oggi, perché oggi siamo qui per fare un bel video in collaborazione coi maschietti dell'ultima live che abbiamo fatto a tema GOT Season Final. Perché quella live è piaciuta tantissimo a tutti, la collaborazione con gli altri canali è piaciuta, abbiamo deciso di fare dei video. Però non con tutti insieme appassionatamente, no. Sennò uscirà, sì, 40 minuti di video. E oggi ci dedichiamo ai ragazzi, la prossima volta vediamo di combinare qualcosa anche con le ragazze. E quindi di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una bella sfida, stavolta non sarà la scelta del nostro campione preferito più forte. Oggi vi faremo votare su quale regione di Westeros, o meglio di Planetos, perché andremo a sforare, sia la migliore in cui vivere. Ognuno di noi ha scelto il suo campione geografico, in pratica. Questa volta noi due saremo d'accordo. E come l'ultima volta abbiamo fatto il Trial by Combat con Frank e sempre con Egg, in realtà lasceremo a voi il voto. I partecipanti di oggi siamo per l'appunto noi, Doragon e Egg della Cittadella. E come l'altra volta metteremo qui in alto a sinistra, sì, qui. Scusa se ti copro, qui. La possibilità di votare tramite sondaggio. Però ovviamente, essendo solo tre scelte, milioni di regioni nel mondo di Martin, se avete delle preferenze diverse, se alla domanda dove vivreste a Planetos avete una risposta diversa dalle nostre, ci sono i commenti, argomentate e leggeremo tutto e basta, questo è tutto. Quindi io darei subito la parola a Egg per la sua scelta alquanto scontata visto il nome del suo canale. Quindi a te la parola, Egg. Valar Morghulis, qui Egg della Cittadella. E quale altro luogo posso scegliere se non vecchia città in cui vivo ormai da diversi anni essendo un maestro della Cittadella? Non sapete quante volte il conclave ha provato a mandarmi al castello di qualche lord che aveva bisogno di un nuovo maestro, ma io ho sempre rifiutato per rimanere qui a Vecchia Città, il luogo migliore di tutto il mondo conosciuto. Infatti, Vecchia Città è la più grande e antica città di Westeros e si trova nell'Altopiano, la regione più fertile e popolosa del continente, perché tutti vogliono vivere qua, dove c'è abbondanza di ottimo cibo e soprattutto vino. Il porto di Vecchia Città, infatti, è la prima fermata dei mercanti di Arbor, quindi qui possiamo sempre contare sulla migliore selezione di vino dorato di Arbor. Inoltre qua arrivano navi e merci da tutto il mondo, visto che Vecchia Città è uno dei porti più importanti del continente, secondo solo ad Approdo del Re. Ma mentre la capitale è nota per puzzare di merda, si dice che Vecchia Città invece profumi di fiori. Ovviamente qui non si beve solo vino, infatti le serate migliori sono quelle alla locanda chiamata Il Piumino e Boccale, dove fanno un ottimo sidro di mele ed è sempre pieno di accoliti e novizi della cittadella che bevono e si divertono dopo le noiose lezioni dell'arcimaestro Perestan. Persino il maestro Aemon veniva a bere al Piumino e Boccale, sulle sponde del fiume Vino di Miele e alla luce del faro sulla sommità dell'Alta Torre. La torre più alta di tutto il mondo conosciuto, che con tutta probabilità potrebbe essere una delle 9 meraviglie create dall'uomo secondo l'Omas Passolungo. E l'alta torre è ovviamente la sede di Casa Hightower, una delle casate più ricche e potenti dei 7 regni, che garantisce pace e sicurezza nella città, che tra l'altro è protetta da possenti mura di pietra e da un'ottima guardia cittadina. Ma chiaramente il punto forte di Vecchia Città è la cittadella, il punto di riferimento per tutto il mondo conosciuto per quanto riguarda cultura e conoscenza. Qui ci sono più libri di quelli che potreste leggere in 100 vite, alcuni pieni di saggezza e grandi conoscenze, e altri con fantastici racconti di fanciulle e cavalieri.
Inoltre, grazie alla cittadella, qui si radunano le persone più intelligenti e talentuose del continente. Questo significa che se state male potete contare sui migliori medici e guaritori. Se volete studiare o fare ricerca, la cittadella è il posto giusto per voi. E se volete fare i soldi, Vecchia Città è il luogo con più opportunità, visto che è la città più ricca e prosperosa del continente. Per non parlare del fatto che gli Hightower, anche senza miniere d'oro, sono ricchi quanto i Lannister, e la loro generosità contribuisce allo splendore della città. Ma Vecchia Città, oltre ad essere il più grande centro culturale e commerciale, è anche un importante centro religioso, visto che il Tempio Stellato di Vecchia Città è stato la sede principale dell'Alto Septon e del Credo dei Sette per migliaia di anni prima della costruzione del Grande Tempio di Belor. Personalmente non sono un grande fan dei Sette Dei o delle religioni in generale, preferisco la conoscenza dei maestri alla fede dei Septon. Quindi, se anche voi non siete fra i più devoti, vi ricordo che a Vecchia Città ci sono anche ottimi bordelli, come dimostra il fatto che quel buon intenditore di Oberyn Martell ha addirittura avuto una figlia con una prostituta di Vecchia Città. Inoltre, il buon Satin è la dimostrazione vivente che i bordelli di Vecchia Città offrono servizi per tutti i gusti. Quindi, che siate grandi studiosi, avidi lettori, seguaci dei Sette Dei, ricchi mercanti o semplicemente cercate locande con ottimo cibo, vino e prostitute, vi assicuro che in tutto il mondo conosciuto non c'è luogo migliore di Vecchia Città. Prima di passare al secondo sfidante, possiamo dire così, vi diciamo che ci siamo imposti un'unica regola nella scelta delle varie regioni, nel senso che ognuno di noi, e quindi anche di voi nel momento in cui sceglierà o commenterà, si è posto come un personaggio nella media per quanto riguarda i livelli di ricchezza, Non diciamo così. siamo servi della gleba, ma non siamo neanche, che ne so, Grandi lord di Westeros. i Lannister, gli Stark di Perché turno, nel ecco. scegliere il luogo dove abitare ci siamo detti che non aveva senso essere dei grandi lord, perché se c'hai i soldi stai bene ovunque. Sì, cioè anche a Grande Inverno comunque si mangia carne ogni giorno, un altro po', e sono nella steppa in Quindi pratica. ognuno di noi si è considerato un piccolo proprietario terriero che ha la propria magione, la propria casa in un posto, però così tanto non ci si può spostare, e quindi in base a questo abbiamo deciso. Un medio-alto mercante, in Diciamo così. pratica, siamo a quei livelli, siamo abbienti, bene avviati nel mondo del lavoro, al contrario di come siamo nella realtà. Ecco, È vero. Perfetto. bello. Ci piace sognare, almeno nei video. Almeno sì, quello sì. E detto ciò, è arrivato il turno di Doragon, che è la prima volta che collabora con noi in un video. Cioè, ormai è un habitué, Sì, però ormai sì. è sempre qui sul nostro canale. No, non Scherziamo, però. esageriamo, insomma, ci dà ogni tanto l'onore di entrare a far parte dei nostri lavori perché sì, perché sì. Sempre, Però in realtà ci segue sempre, commenta quello sempre, sì. ci commentiamo a vicenda. Invece Manuel l'abbiamo conosciuto da poco, proprio grazie a quella live, è stato un piacere Ci siamo conoscerlo. contattati onor del vero da tipo qualche mese, anche più di qualche Sì, mese in realtà, i da primi prima, contatti, per sì. fare delle live noi da lui, non Sì. siamo mai riusciti a farlo. E siamo contenti di essere riusciti a collaborare in questo video, ma prima ancora in quella live. Quindi adesso tocca a lui, che è andato molto lontano da Westeros. Salve amici, io sono Doragon. Quando mi è stata posta la domanda, ho avuto bene in mente fin da subito un luogo in cui mi sarebbe piaciuto vivere. E non è a Westeros, perché dovete sapere che personalmente non amo moltissimo Westeros come territorio e cultura. Questo luogo era l'isola di Nat, chiaramente da nativo, ma poi io ho ragionato di più su me stesso, su quella che è la mia storia, e la mia scelta è ricaduta su tutt'altro. Sto parlando dell'antico glorioso Impero d'Oro di Iti. Perché vedete, Iti è una terra mitica che si affaccia sul mare di Giada a sud e sulle pianure degli Yogo-Svanaya a nord. È una terra vastissima, composta da diversi biomi, infatti ci sono pianure battute dai venti, colline ondulate, laghi profondi, fiumi impetuosi, giungle e foreste pluviali. Secondo gli studiosi, Iti è la culla della civiltà.
il luogo in cui per la prima volta le persone si sono avvicinate all'alfabetismo e in cui vengono costruite le prime città degli esseri umani. Chiamata Terra dei Mille Dei e dei Cento Principi, la sua leggendaria ricchezza è tale da permettere ai suoi signori di vivere in dimore di oro massiccio e di pranzare con dolci spolverati di perle e giade. Il che significa che sarei sicuramente molto più ricco dei miei tre colleghi, ma non è questo il motivo per cui ho scelto questo luogo come posto in cui mi sarebbe piaciuto vivere in Planetos. Questa scelta è legata a filo doppio con le mie passioni, perché da più di 10 anni sono davvero molto attratto dalla cultura orientale del nostro mondo, dalla loro storia, dalla loro simbologia. Sto parlando in particolare di Cina e Giappone, e Martin, quando ha creato IT, si è ispirato davvero tanto alla storia cinese, e diciamo che in particolare tutta quanta quella porzione di Planetos è ispirata sia fisicamente che simbolicamente alla parte più estremo orientale del nostro mondo. Basti pensare che immersa nel mare di Giada c'è un'isola molto simile al Giappone chiamata Leng, e che le pianure degli Yokosnai, che sono a nord di IT come vi ho già detto, sono abitate da dei popoli nomadi molto simili ai popoli della Mongolia. Tornando a noi, innanzitutto IT, secondo la leggenda, viene inizialmente governata dal Dio sulla Terra, questa figura leggendaria che trascende a tutti gli effetti il normale concetto di sovrano, di imperatore, e va a collocarsi assieme alle divinità. Figura che è stata ispirata a Wang Di, Dio giallo o imperatore giallo, colui che storicamente è considerato il fondatore dell'impero cinese. Dopo di lui seguono l'imperatore di Perla, l'imperatore di Giada, di Onice, di Opale, di Ametista e di Diaspro. Sovrani che a loro volta vengono chiamati dei imperatori, che prendono il nome da gemme, pietre preziose che sono fortemente presenti nella cultura cinese. La Giada, solo per fare un esempio, nell'antichità era considerata una pietra mitica che si creava quando una fenice si posava su qualcosa, infatti veniva consacrata e utilizzata nei riti religiosi. Ecco, non vorrei annoiarvi troppo con tutte quante queste cose che io adoro, ma è proprio questo il motivo per cui mi piacerebbe vivere IT. Perché fin da quando ho letto per la prima volta la sua storia e la sua descrizione nel mondo del ghiaccio e del fuoco, ho sentito una particolare connessione con questa terra. Viverci mi permetterebbe di saperne molto di più sulla sua storia e sulla sua cultura. Avrei la possibilità di vivere in città così grandi, così meravigliose, che perfino le loro rovine farebbero sfigurare le città di Westeros. E sarei nella terra che ospita i Cinque Forti, queste mastodontiche cittadelle che dividono e proteggono l'Impero d'Oro da terre sconosciute e oscure, proprio come la barriera difende le terre degli uomini a Westeros. E niente, se c'è una cosa che spero un giorno è di vedere o leggere ancora meglio qualcosa ambientato qui, perché IT è una terra misteriosa, una terra meravigliosa e che ospita infinite storie. Chiuso il contributo di Doragon, mi sa che è il turno nostro, no? È il turno nostro di scegliere una regione del mondo. Noi torniamo a Westeros. Eravamo d'accordo, forse sorprenderà qualcuno di voi, ma da buoni terroni abbiamo confermato la nostra provenienza geografica e abbiamo selezionato Dorne. Un po' perché sì, ma in realtà ci piace un po' più il caldo del freddo, tendenzialmente, non il caldo a 40 gradi degli ultimi giorni, anche se oggi, mentre giriamo, è abbastanza piacevole l'aria, per in fortuna, realtà. Altrimenti sarebbe tragico. Sì, però tendenzialmente ci piacciono le regioni calde, ma non è solo quello. Dorne in realtà ha qualche asso nella manica che lo rende una regione, secondo noi, abbastanza interessante. Per esempio, dal punto di vista sociopolitico, diciamo così, Dorne è forse la regione che sta più avanti di tutte, non solo a Westeros, ma forse anche rispetto a mezzo mondo reale. Sì. Perché, come sicuramente saprete, qui non ci sono grosse differenze uomo-donna dal punto di vista proprio anche dell'eredità di titoli. Non bisogna nascere per forza uomini per poter diventare prossimi principi, per esempio nel caso del Lord Massimo, ma in generale chi nasce donna può comunque ereditare i territori, i titoli del padre, a prescindere dal fatto di essere prima, seconda, terza genita, o però... meglio. No, bisogna essere sempre sì, primogenito, sempre primogenito, però, però maschio o femmine indipendente. È indifferente. Questo perché c'è sempre stata Nymeria, che ha costruito un bel trono secondario a quello con la lancia dell'uomo, Martell, ci ha messo un bel sole, e da quel punto abbiamo avuto due troni a Dorne, e il potere era diviso in maniera equa, non sì, come sul trono di spade. Assolutamente. Inoltre, vi dobbiamo anche ricordare, mo non stiamo a fare tutta quanta la disquisizione, ma non ci sono discriminazioni per i bastardi, vedasi le figlie di Oberyn Martell, non ci sono particolari discriminazioni neanche in ordine alla preferenza sessuale.
Quindi omosessuali, eterosessuali, bisessuali, pansessuali, tutti quanti i tipi di sessualità, a quanto pare ad ora, non sono così tanto discriminati, ci sono leggi molto liberali, hanno sempre avuto un corpo di legge molto liberale da quel punto di vista, per quanto riguarda gli eredi, per quanto riguarda i matrimoni, per quanto riguarda i rapporti sociali in pratica. E inoltre hanno una storia fenomenale, fin dagli inizi Lucio ha raccontato dell'arrivo dei Roinar e da quel punto in poi Dorne in realtà è stata tipo l'antagonista di Westeros da sola contro tutti gli altri regni. Infatti non sono mai stati conquistati, sono diventati parte dell'unico regno solo tramite matrimonio e addirittura sono gli unici che sono riusciti a resistere ad Aegon e alle sue sorelle con draghi, quindi sono riusciti a resistere a invasioni dall'alto, dal cielo, del fuoco e del sangue. Addirittura sono riusciti a uccidere un drago, cioè non succedeva da Valyria che un drago morisse. Poi Rhaenys è arrivato a Dorne e ciao Rhaenys e Meraxes. Per non parlare dei vari reali che sono morti sul territorio di Dorne. Ovvio, non è che noi patteggiamo per i cattivi, quindi Dorne è malvagia. No, assolutamente, però ha una storia gloriosa, quindi sarebbe bello poter essere anche parte di quella storia, volendo scegliere un luogo in cui vivere. E poi Lancia del Sole, comunque la città ombra, perché noi vivremmo lì. Sì, o al massimo proprio attaccati alla cinta muraria di Lancia del Sole, cioè essendo mercanti abbastanza benestanti, dovremmo vivere nel cerchio un po' più ricco della città ombra, per così dire. Ma Lancia del Sole è bella, ma anche scegliendo altre città più o meno grandi, non sono grandissime, quelle di Dorne, in realtà sono luoghi in cui c'è una grandissima storia, ci sono grandissime famiglie, noi preferiremmo vivere vicino al mare. Sì, o sul fiume, come a Planky Town, che è questa città fatta sulle palafitte, sì, che magari sta un po' più fresca. Sì, quella magari sì. Fiume quando fa caldo. Poi ricordiamo che Dorne è montagne, deserto e mare, non è solo caldo e bruciore, ovvio. Saremo più Dorniani del Sale, sì, abituati sì, al mare. Decisamente, anche rispetto anche alle nostre origini reali, sì. E poi sarebbe bello vivere nella regione dei Dane, dei Martell, di queste famiglie che ci piacciono anche tanto. Questa è la nostra scelta, fateci sapere la vostra sia con il sondaggio sia nei commenti. Trovate il sondaggio qui in alto, qui dove sto indicando io, qui. Oh, vedere, la mano non esce nell'inquadratura, quindi non sapranno mai. Non esce mai la mano nell'inquadratura, mai. Mi chiamo robe, spariscono le mani. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che la collaborazione vi sia piaciuta, magari ne faremo altre anche con lo stesso team di questa volta. Potete suggerirci anche dei team a questo punto. Sì. Perché su no? Questa falsa riga qua, tra virgolette, scelte / sfide. Comunque la noi scelta poi rimarrà a voi, cioè noi proponiamo i nostri candidati, poi sarà a voi scegliere, a parte il commento che lascerete poi sotto nella sezione commenti riguardo la vostra personalissima regione. Qui dovete scegliere chi di noi tre ha più ragione degli altri, cioè dove vivreste meglio, nell'altopiano, nella Cina di Planetos o a Dorne? O magari ci danno lo 0% a tutti e scelgono tutti quanti l'isola dell'estate. Perché mi aspetto una buona percentuale di voi che sceglierà l'isola dell'estate. Per andare a scopare le schiave di lì, cosa? Andare a schiavizzare tutti. No, perché là comunque si mangia, si beve, c'è il dio con le 16 tette di cui parla Tyrion nella serie. È vero! Ci sono robe interessanti. Cioè solo per andare a scopare. Dobbiamo fare il video sull'isola dell'estate. Ci manca come regione. Ma poi siamo dei rattusi. Un po' dei rattusi. Lo facciamo fare a qualcun altro. Facciamo un'altra collaborazione per non fare noi rattusi. Vabbè, no, stiamo delirando, è colpa del caldo. Quindi sì, forse in realtà Dorne non è stata la scelta migliore. Non potremmo registrare video a Dorne. Ne sai cosa consapevole. Effettivamente quella, la fotocamera soffrirebbe parecchio a Dorne. Si scoppierebbe dopo un giorno di vita Madonna del canale. Sì. Vi ricordiamo anche in questo video che siamo in collaborazione con Pampling, tra l'altro questa bellissima maglietta di Cthulhu che voglio anch'io tantissimo, è proprio una di quelle lì, presa anche questa col codice sconto Stannis. Sì. Dovremmo fare il codice sconto Cthulhu, però in realtà sarebbe troppo difficile da scrivere, nessuno riuscirebbe a azzeccarlo. Il giorno in cui vengono al mio canale a chiedere di fare la collaborazione solo per il mio canale, poi metterò Cthulhu. Non se la comprerà nessuno la maglietta con quel codice sconto, però... Tutti quelli per lo sbaglio, io scrivo sempre con un H messa male. No, è C-T-H-U-L-H-U, Cthulhu. Ok, hai ragione. Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video che sarà normale, però tra qualche tempo vi proporremo anche altre collaborazioni. Guarda, Eris.